Ciao a tutti. Questo secondo volume di Tania, in realtà, l'alterebbe aveva un dubbio se metterlo come primo volume, come base del Tania. E in realtà, in questo secondo volume, ci sono delle cose che l'alterebbe dice come spiegheremo più avanti, che invece sono state messe, sono cose che ha spiegato nel primo volume. Che questo ci dimostra che all'inizio l'Alterebbe intendeva mettere questo secondo volume come prima parte del Tania e poi invece ha deciso diversamente. Ma ha lasciato questa nozione, che questo indizio che lui intendeva mettere come prima parte, per farci sapere che questa è una cosa importante e che da un certo punto di vista sarebbe la prima parte. Effettivamente, quando si studia il Tania. Normalmente uno che vuole intraprendere lo studio di tutto il Tania si consiglia di cominciare dalla seconda o dalla terza parte del Tania. La seconda parte per la gente che è più intellettuale e la terza parte per la gente che è prevalentemente emotiva. E poi, dopo che ha studiato queste due parti, si torna alla prima parte del Tania. La quarta e la quinta parte sono parti un po' più impegnative e difficili. Eh, insomma e dunque andiamo al solo. Salve a tutti. L'icotea Marim Kelecci, raccolta di detti secondo volume. Questa raccolta viene chiamata anche Hinoh Katan, educazione del giovane, del ragazzo. Questa raccolta, dice la terebbe, è raccolta da libri. E da scrittori sacri supremi, la loro anima resta in pace, basata sul versetto, sul paragrafo, scusate, di, sul primo paragrafo dello Shema, per, e dunque sui primi due versetti, che Shema Israel e Baruch shen che è che Il re Salomone nei proverbi dice... Educa la ragazza secondo la sua strada, anche quando invecchierà, non si allontanerà da essa, chiede l'alterebbe. Il fatto che c'è scritto al Pidarco secondo la sua strada, significa che questa strada è una strada fatta su misura per questo ragazzo, per cui ci sono dei compromessi. Non è la vera strada per eccellenza, ma è la sua strada. E dunque chiederebbe che vantaggio c'è che anche quando sarà anziano non si allontanerà da essa. Anzi, se magari facciamo dei compromessi in gioventù per un ragazzino così, sicuramente si aspetta che quando cresce lui superi queste limitazioni e vada sulla strada giusta come anche Mammoide dice che all'inizio magari si educano i bambini con le caramelle, con le cose lì, poi quando sono più grandi si educano i bambini a servire Dio non per qualche premio di caramella o di, o, o, o di caramelle spirituali tipo paradiso, ma per servire Dio perché questa è la cosa giusta. E dunque se si fa un compromesso per ragazzo, in gioventù, e dunque questa è la sua strada perché resta a morte dice anche quando invecchierà non si allontanerà da essa dovrebbe allontanarsi da essa dovrebbe progredire oltre la trebbe per rispondere a questo ci introduce con un, un concetto dopo aver capito questo concetto potremmo rispondere a questa domanda è risaputo dice la trebbe che la radice del servizio divino le radici del servizio divino e le basi del servizio divino sono il timore e l'amore. La, il timore è la base che uno si allontana dal male, si astiene dal peccato. Perché? Perché teme Dio. E l'amore è la base per fare del bene. Perché fai del bene? Perché fai un'amicizia Perché ami Dio. E l'amore è quello che ti porta a osservare tutti i 613 comandamenti biblici e i sette comandamenti rabbinici. Come verrà spiegato più avanti? Che in realtà, quello che dicevo prima, l'alterebbe, questo concetto, l'ha spiegato nel capitolo 4, 41 del primo volume di Tania. La mitzvah di educare i bambini è anche una mitzvah positiva, come è scritto in Oahaim, il primo volume di Shuchanauur, capitolo 343. E dunque, siccome il ragazzo deve essere educato, Dobbiamo insegnarli anche ad amare e temere Dio, perché questa è la base dell'educazione ebraica. Non è solo cultura e parlare del ma è sviluppare una coscienza, un'apprezzazione, un amore un timore per Dio. Dunque riguardo l'amore, c'è scritto nella Torah, alla fine della Parashat Kev, che io vi comando di farlo le avarite ah, Hashem di amare Hashem vostro Dio. E dunque il versetto dice la parola azione di fare sull'amore. Allora chiede altra rebe: come uno può fare? Si può, come si può applicare questo termine di fare sull'amore? L'amore è un sentimento che c'è nel cuore. Altrebe spiegherà che ci sono due tipi di amore. Un amore che è fattibile, un amore che non è fattibile. E adesso te lo spiego. Ci sono, però il concetto è che ci sono due tipi di amore per Dio. Uno è l'esaurimento dell'anima, di natura. L'anima è attirata verso Dio, verso il suo creatore, perché Dio è la sua sorgente. Però cosa succede? C'è l'anima animale che oscura l'anima divina e non lascia che questo amore si esprima. Ogni ebreo ha tre anime, l'anima divina, l'anima animale e anima intellettuale. Quando uno con l'anima intellettuale controlla la sua anima animale, controlla la sua materia e la abbassa, la annulla, la sottomette, allora l'anima animale non può più bloccare l'amore naturale dell'anima divina. E allora cosa succede? Che questo amore dell'anima divina si rivela e l'anima si scalda, si eccita come un fuoco infuocato con una fiamma enorme che viene per conto suo. Proprio eccitato. E gioirà e sarà felice in Hashem, suo creatore. E goderà di Dio un piacere enorme. Quelli che meritano di arrivare a questo grande livello di amore sono quelli che si chiamano Tzadikim. Come è scritto, Simchu Tzadikim Hashem, gioite Tzadikim in Dio. Però il problema è che non ogni persona merita di arrivare a questo livello. וכי פרעי וכוסי ליבלו, אונו דו רפינליה אסור מטריה מולטיסימו. אין כאילו דיסודיארי תנתא תורה יפה, איתן תמצוות. פרמריטרסי די אבי אונא אנימה כוזי אלוואטה. אונא אנימה כאונא סופרה דליבלו די נפש אירוח. שזה נוטרא ליבלית דלאנימה, נפש, רוח, נשמה. per arrivare a questo grande livello di amore uno deve arrivare al livello di neshamah e questo è il servizio di divino dei tzadikim invece nefesh e ruach sono i livelli più elevati, bassi come è scritto questo concetto in Rashid Chochmar nel, nel portone dell'amore e dunque questo amore che non è fattibile dall'uomo l'uomo, lo tzadik toglie le mura della materia, dell'anima animale e questo amore sprigiona da solo però, chiaramente, per arrivare a quel livello lì, dello tzaddik, eh, non c'è tanta strada a fare, non tutti ci arrivano. Il secondo livello di amore, dice la terebbe, è un amore che ogni uomo può arrivare a questo amore. Come? Quando mediterà bene con profondo del suo cuore sui concetti che risvegliano l'amore per Dio nel cuore di ogni singolo ebreo. E adesso potrebbe ci dare qualche esempio. In generale, meritare questo concetto che Dio è la nostra vita. Io amo la mia vita, amo la mia anima. Perché? Cos'è la mia anima? È Dio. Quando io mi trovo su questo, allora posso dire amare me stesso, amo Dio. E dunque, come che la persona ama la sua vita, la sua anima, così amerà Dio. Quando uno si accorgerà che Dio è la sua vera anima, Dio è la sua vera vita. Come si dice, sorgente di vita. E come è scritto, è spiegato nello Zohar, sul versetto «Nafshi iviti chabalai» -la", «La mia anima è trotterizzata di notte» una persona» Dove, dovrebbe amare Dio come che ama la sua anima quando è stanco, morto, la sera, vuole andare a dormire perché vuole andare a dormire? perché vuole che la sua anima torna carica di energia la stessa cosa quando noi ci accorgiamo che Dio è la nostra vita, Dio è la nostra anima Lui è l'unico che ci può veramente ricaricare di energia Lui è quello che ci crea exilo in ogni istante Lui è la nostra vita, allora dobbiamo amare Lui Questo in generale. In particolare, quando uno medita sulla grandezza di Dio, re di tutti i re, benedetto di sia, akadosh Kadosh benedetto di sia, in particolare, lui medita tutto quello che può comprendere con la sua mente intellettuale. E poi medita tutto quello che non può comprendere. Come fai a meditare una cosa che non puoi comprendere? Ci sono due tipi di meditazioni. sono meditazioni di livelli di divinità che sono comprensibili, e dunque tu meriti questo così, questo cosa. Poi ci sono le cose di divinità che non sono compossibili, sono livelli troppo elevati. Però sai, lo riconosci in negativo, sai che non è come noi, sai che non è limitato, sai che non è materiale, ma neanche spirituale, di sopra di due. Ma cosa è veramente non lo sai. E dunque rimane un concetto che hai sopra della tua mente, però comunque lo stai meditando questo concetto. Per cui c'è la conoscenza positiva e c'è la conoscenza negativa. Conoscenza positiva sono i livelli di divinità più bassi che sono comprensibili dalla mente umana. E conoscenza negativa sono i livelli di divinità più elevati, che la mente umana non può afferrarli, non può comprenderli, può solo comprendere che non è così. E dopodiché, che Dio ha meditato, che uno ha meditato sulla grazia di Dio, in particolare, cosa deve fare? Deve meditare sul grande amore che questo Dio grande e infinito ha mostrato a noi che Dio è sceso in Egitto che Egitto era la nudità della terra il posto più immorale, più sporco materialmente e spiritualmente che c'era e ha fatto uscire queste anime da questo da questa fornace l'inizio di Gisto era una fornace che bruciava tutte le culture Tutte persone, come si dice in inglese, a melting pot, Dio è sceso lui stesso in Egitto per tirare fuori le nostre anime da questa fornace del ferro che brucia il ferro, che scioglie il ferro. Che questa è cosa si riferisce alle forze negative dell'altro lato, da Sitra Acha, Che Dio ci salvi. Perché Dio ci ha fatto uscire da Egitto? Per avvicinarci a Lui? Per darci la possibilità di collegarsi al Suo nome? Che Lui e il Suo nome sono tutt'uno? Sarebbe dire, in pratica, che Dio ci ha elevato dal livello più basso, più impuro, più negativo, al massimo della santità al massimo della grandezza sua, sia che non ha nessun fine, nessun limite. Quando mediterà su questo concetto, sulla grande, enorme e infinita bontà di Dio verso di noi, allora come l'acqua riflette la faccia, così il cuore riflette il cuore, e dunque quando io mi accorgo del grande amore che Dio mostra a me costantemente ogni secondo della mia vita, Devo rispecchiare questo amore a Dio, e si risveglierà l'amore nel mio cuore e nel cuore di ogni persona che medita e approfondisce in questo concetto, da profondo il suo cuore. Di amare Dio, un amore fortissimo, e di collegarsi, attaccarsi a Dio con cuore e anima, come e sarà spiegato nel suo posto a lungo. Anche qui. Di la terrebbe c'è in futuro, ma questo concetto in realtà è spiegato nella prima parte del Tanni al capitolo 46 e 49, dal 46 al 49. Ciao a tutti!